La mostra, proprio due parole, è stata organizzata con materiale che è stato recuperato dagli archivi della scuola, ma anche con materiale raccolto dalla comunità, perché questa scuola si radica e ha il punto di partenza e di sviluppo proprio nella comunità. Per cui è stato chiesto alle persone della comunità di portare delle foto, di portare del materiale che ritenessero importante ed è stato organizzato. Perciò magari non troverete proprio le date proprio assolutamente perfette. In alcuni siamo riusciti a risalire l'ira all'anno, altri invece ai periodi, perché erano foto che magari abbiamo ritrovato nella scuola. Le abbiamo organizzate per blocchi, qui c'è il blocco che si riferisce alla fondazione della scuola, nella prima parte, ma dopo ne parleremo quando faremo la tavola rotonda, nella prima sede che è dove attualmente si trova la canonica. Trovate un po' la descrizione per chi è pratico a leggere le piantine che si riferiscono alla prima sede e anche all'ampliamento, e poi tutta la documentazione che è servita per far partire proprio la scuola, per avviarlo come servizio scuola a fine giorni nostri. Dopodiché, ma trovate un po' tutto quanto scritto nelle scritte, nei pannelli, dopodiché nei vari box potrete vedere l'aspetto relativo ai bambini, quindi foto soprattutto d'epoca riferiti ai bambini, la dimensione delle feste per le quali abbiamo trovato la maggior parte del materiale, perché anche una volta le fotografie si facevano soprattutto in occasione delle feste, sia dei bambini che dei genitori che hanno sempre contribuito a renderle, diremo, grandi, importanti, un po' di lavoretti e tutta quella che è la dimensione del nido. Quindi vi lascio, cioè andate pure a visitarla come volete e grazie intanto per essere venuti.